cosa sta nascendo. Il sogno di ogni bambino è avere una casa sull'albero. Oggi costruisco case sull'albero. Ciao Davide, ma questo è un posto straordinario. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao. Sulla casa sull'albero. Davide, affermato manager d'azienda, 3 anni fa decide di realizzare il suo sogno nel cassetto e di cambiare vita. Come nasce questa idea? Io da bambino me l'avevo costruita insieme al mio migliore amico con le assi di mio nonno sul ciliegio dietro casa. In uno dei miei viaggi per l'Europa ho visto queste realizzazioni e mi sono detto: perché nessuno in Italia costruisce case sull'albero? Dalla casa sull'albero. Roberta, una vita tranquilla fino a quando una sera Davide non è venuto a casa e ti ha parlato di questo suo grande sogno. Un po' l'avevo sospettato gli frullasse qualcosa in testa, perché era mesi che scribacchiava, che faceva disegni su ogni pezzo di carta che trovasse. Chiaro che quando me l'ha detto la mia reazione è stata veramente bocca aperta. La vita è cambiata sicuramente in meglio per quanto riguarda il nostro rapporto. Questo è il suo modo di lavorare, la passione che mette nelle cose, ma il riscontro è che lo vedo felice. Ho un progetto in mente. Il suo progetto si concretizza grazie ad un team di professionisti specializzati in settori diversi. Io sono un architetto e illustratrice. Le case sull'albero sono un sogno. Entri in una sfera emotiva particolare. Chi vuole la casa sull'albero la vuole con tutto se stesso. Quando sei là sopra cambia tutto. In questo stabilimento si costruiscono case prefabbricate in via Delizia da oltre 10 anni. Poi è venuto Davide, ci ha proposto la possibilità di costruire queste case sull'albero, che inizialmente abbiamo snobbato. La cosa però ci è piaciuta e abbiamo cominciato a produrre queste case sull'albero. Qual è il principio che permette per cercare una di essere di questo genere? Meno invasivi possibile con la natura, col paesaggio, con gli alberi. Niente chiodi, niente viti, niente barre. Un appendimento. Quando l'albero cresce, noi regoliamo queste cinghie e permettiamo alla pianta di muoversi naturalmente senza avere un vincolo rigido della struttura con la pianta. Ma era bella, bella davvero. Case, terrazze, spazi immersi nella natura, non solo per privati, ma anche per agriturismi ed asili. Un sogno che si poteva realizzare, in modo che questi bambini potessero veramente vedere finalmente il mondo dall'alto. E la reazione dei bambini qual è stata? La reazione è stato entusiasmo, non vedono l'ora di uscire, di salire, fare la loro lezione sulla casetta e guardano per vedere se il tempo è buono per poter uscire. È stata veramente un'idea vincente. Davide, ma che stai facendo appeso lassù? Guarda che non sei più un bambino! Beh, una volta all'anno, proprio come con le barche, bisogna fare un po' di manutenzione alle case sull'albero. Vado, ciao!